E qui con noi sul palco di Gioco con lo Scemo di Shunsuke Kikuchi, Shinzo Ningen Kyashan. Canta per noi il maestro Pippo Noviello. Dirige l'orchestra il maestro Beppe Vesicchio. Chibiki Kyashan, Nata Kyashan, Uda Kyashan. Wasa ni kiko e tatsugo di yatsu Kik, hata, tenko punch Umareta wa atta fujimi no karata Kantoro gunman daosu made Koeru ikari ho uchikamaze Hitachi! Shinzo ningen yashan Yashan, yashan Arashi yobu yo natsu no hiyatsu Punch! Hatta! Ryusei kiku Aku osore no fujimi no hotoko Andoro gundan taosu made Tetsu no tori de ho tsuki de abune Dendan! Char! Shinzo ningen kyashan Kyashan! Kyashan! Salve popolo giocante. Oggi, nonostante la giacca, faremo qualcosa di diverso, ok? Leggermente diverso. Leggermente diverso, e in questa cosa ci aiuterà Italo, che è qui in veste di amico, di appassionato di videogame, nonché di persona di una certa competenza. Italo, ti vuoi presentare a questi quattro gatti che ci guardano? Ma anche di una certa età però, direi, eh? Ma questo vale anche per voi. Ma questo è uno show, è uno show. Anche teatrale. Allora, ladies and gentlemen, è qui con noi... No, fermati, basta. Okay. Perché in realtà la teatralità in questo caso non è così rilevante, perché io sono... semplicemente un appassionato di videogiochi, sono un appassionato di cartoni animati, lavoro più o meno nel settore, più o meno. Poi guardate la wiki qua sotto e vedete il signore qui. Sono un nerd anche, anzi soprattutto principalmente nerd, grazie a questo status potrò fare quello che ho fatto. Sono uno dei ragazzi di Mad Entertainment e abbiamo realizzato vari lungometraggi in animazione, l'ultimo Gatta Cenerentola, che forse qualcuno uno di caso, voi è uno a caso così avrà visto. Io sono uno, parlo sempre a nome di tutta la squadra, non sono mai Italo Scialdone che ha fatto questo e non quello. Sei Italo Scialone, no, esatto. Sono stato uno degli autori della sceneggiatura, sono un modellatore del 3D delle scene, e poi poiché siamo stati in pochi a realizzare questo film, ognuno di noi ha dato più del dovuto, diciamo così. È uscito sempre un po' fuori dal ruolo, insomma. Io ho modellato gli oggetti, i prop, insieme chiaramente agli altri ragazzi che hanno fatto questo, e poi li abbiamo assemblati nei set virtuali, nei set 3D. Forse nel mondo del cinema materiale esistono i falegnami, esistono persone che preparano i prop, insomma. Eppure prima li devi disegnare. Vede, allora tu prima mi dicevi sono un nerd che mi ha permesso di fare tutto, e la radice, a quanto pare il disegno, il segno è la radice di tutte le cose, di tutta la ancora comunicazione. Oggi, certo, assolutamente. E proprio su questo volevo farti una domanda. Mi rifacevo a questa idea dei i vecchi videogame, quelli che adesso chiamiamo retro game, che prima erano i videogame dei cabinati, eccetera, eccetera, dove c'erano questi personaggi che sono diventati iconici, ok? Come Cammy, come Ryu, ok? Che solo nell'aspetto sono riusciti a diventare delle icone. Vorremmo parlare di traverso in questa puntata anche di High School Girl, che basa tutto il suo fattore wow su questa iconografia dei di un titolo in particolare, perché alla fine il protagonista principale è
molto appassionato di Street Fighter, tutte le versioni successive alla prima uscita dei cabinati delle sale giochi, che sono ahimè un po' scomparse in Italia, mentre in Giappone sono, rappresentano un po' la storia del gaming e continuano a rappresentare un certo tipo di cultura all'approccio, diciamo così, dell'oggetto cabinato, oggetto gioco, anche come oggetto sociale. Perché io ricordo, riguardando la serie, che è suddiviso non in episodi ma in round, mm-hmm. ogni round è un tuffo nel passato, sempre più, un po' più recente, ma comunque arriva fino a un passato piuttosto remoto data la nostra età. Rivivevo il principio di andare lì, inserire il gettone e vedere la gente dietro di me che magari voleva vedere come finiva Dragon's Lair, Time Warp in particolare per quanto mi riguarda, insomma c'era questa voglia di vedere cosa accadeva tra quei forse addirittura qualcosa in meno di pixel che comunque riuscivano a emozionare pur non essendo definiti come lo sono oggi, però anche se poi all'epoca in realtà quella era una grande rappresentazione grafica all'epoca. Ascoltiamo una delle domande che ci ha fatto il nostro amico Matteo Turchi, esperto di retro gaming, anzi amante del retro gaming, come dice lui. Salve a tutti, è veramente un piacere essere qui con voi. Innanzitutto un doveroso ringraziamento a Flavio per l'invito. L'argomento è molto interessante ed è un argomento che mi sta molto a cuore, la narrativa nel mondo dei videogames, anzi la narrativa nel mondo dei videogames paragonata tra ieri e oggi. Una veloce premessa prima di passare alle domande: io sono soprattutto un giocatore appassionato soprattutto di quello che noi chiamiamo retro game, aggettivo più che altro utilizzato per dare una collocazione spazio-temporale al tipo, alla tipologia di giochi che in questo caso io prediligo. Però ho una grande passione in quanto appunto giocatore anche per tutto quanto quello che è videogioco moderno, quello che notoriamente viene chiamato come next gen. Detto questo, partirei con la prima domanda. Credo che tutti quanti abbiamo seguito la serie anime High Score Girl, davvero molto carina e molto divertente. Una delle parti più interessanti paradossalmente era la parte finale, la sigla finale, in cui vi erano delle esplicative, delle riassuntive ma piacevoli schede inerente ai giochi di quegli anni. Partendo appunto dal discorso delle sale giochi, la mia domanda è questa: ma i cabinati arcade che hanno accompagnato la nostra infanzia avevano una vera e propria narrazione oppure era semplicemente una cornice attorno a divertenti videogiochi ma creata solo e soltanto per essere delle mangiagettoni? Che io ho riflettuto spesso su questo aspetto dell'evoluzione narrativa nel videogioco e alla fine per me il principio è che la narrativa nel videogioco è sempre esistita, la narrativa è sempre esistita, seppur lineare, semplice, con poche variazioni sul tema, salva la principessa, sconfigge il cattivo, eccetera, eccetera, perché la fruizione era nella sala. Quindi io entravo in sala giochi, avevo il gettone, lo infilavo e rapidamente dovevo entrare nel contesto in cui poi andavo a interagire. Quindi la storia doveva essere, per esigenze di rapidità e di snellezza, doveva comunque essere come posso dire, semplificata o presentata in maniera semplificata. Per archetipi anche. Esatto, certamente. Quindi quando accendevi il cabinato avevi questa, mi ricordo che c'era questo in loop, veniva in qualche modo rappresentato qualcosa che ti faceva capire dove stavi, oppure mi ricordo l'inizio di Final Fight che riceveva la telefonata, tua figlia è stata catturata e quindi quindi rientri in scena. Quando poi l'entertainment è diventato home entertainment e quindi non c'era più questo vincolo del tempo limitato che avevi, ecco che con la crescita dell'industria del gaming ci si è potuti concentrare inizialmente a riprodurre quanto più fedelmente possibile l'esperienza del cabinato, sdoganato questo aspetto con la maggior potenza grafica delle console e dei computer che poi si sono susseguiti.
ci si è cominciati a dedicare un po' di più all'evoluzione del testo, come dire. Seconda domanda. Secondo voi stiamo assistendo a una specie di console war come vedemmo al tempo del Mega Drive e del Super Nintendo, ma non a livello di hardware e giochi di una console contro l'altra, ma bensì a una guerra fra la narrativa nei videogiochi del passato contro quella del presente? Allora, diciamo che con l'ingrandimento dell'industria cinematografica del gaming, mi confondo perché alla fine si somigliano, molto vicino. naturalmente si assiste alla nascita di tanti generi, così come quelli cinematografici, e allora può essere necessario per una fetta di pubblico poter usufruire di un gioco che è più uno scaccia pensieri, come una, non so se posso citarli, comunque sì, quelli che vanno di moda adesso, insomma i Fortnite o comunque i Battle Royale, eccetera eccetera, che come dire possono esistere. Per quanto mi riguarda, l'importante è che coesistano con altri generi, perché secondo me la narrativa è importante. Se si manifesta attraverso le peculiarità specifiche del mezzo attraverso il quale la vuoi raccontare, quindi se leggi un libro interviene, c'è il tuo intelletto che mentre leggi immagina, si visualizza delle cose, c'è il cinema e poi c'è il videogioco che anche magari con la tipologia di gameplay che offre ti consente di immergerti in un contesto che poi narrativamente può essere importante. Mi viene in mente Half-Life, per esempio, il primo, perché ti immergeva in un contesto e ti raccontava una storia partendo da un presupposto di genere che storicamente non prevedeva questo, il 3D sì. Spara tutto, e tu vedi qui invece un personaggio, Freeman, che all'inizio non ha niente in mano. Immagini, per l'esperienza che hai avuto come gamer di soprattutto 3D, di avere già un'arma che puoi imbracciare per uccidere gente, invece non hai niente. Comincia con un colpo di scena. Con un colpo di scena che narrativamente, anche cinematograficamente, ho trovato molto interessante. Forse non voglio dire che proprio da quel momento io ho cercato di mi sono interessato un po' di più a questo tipo di produzioni, però sicuramente da quel momento io ho avuto la percezione chiara di quale potesse essere il potere narrativo del mezzo di narrare mentre si gioca. Di narrare mentre prima si gioca. C'erano o le famose telefonate di Metal Gear, insomma, esatto. Le telefonatine riproposte come delle scenettine, insomma, esatto, scritte. E comunque servivano a oppure le cutscene, cioè vedere un gioco come Final Fantasy che alla fine era uno strategico inframmezzato da questi lunghi filmati, vabbè, poi anche Kojima sui filmati, insomma, non è che ha mai lesinato, però comunque si è passato a una nuova modalità di comunicazione. Parlo anche, però, non posso non citare, proprio a conferma del fatto che per me la narrativa è sempre esistita nel gaming, ed essendo io, purtroppo, per fortuna, un gamer di vecchissima data, sempre che ha visto, per fortuna, esatto, io anche le avventure testuali dove non c'era la potenza della grafica, del pixel, tu avevi comunque la possibilità di intervenire sul racconto, come dicevi tu, lì si andava a stimolare la esatto, lettura, esatto. Si andava a stimolare l'immaginario, esatto. Insomma, poi direttamente sì. Poi appunto con l'evoluzione tecnologica, prima le cutscene, adesso con la qualità dei motori grafici, la possibilità di creare una continuità tra la parte giocata e la parte narrata senza quello stacco che un po' magari ti dà anche fastidio perché passavi da una visuale a un film, un attimo, e poi ti trovavi i poligoni, esatto, cioè, bella sta cosa, però ok. Quanto è difficile narrare in un videogame? Io penso che quando devi scrivere, che si tratti di un cartone animato, di un film live action o anche di un videogioco, devi sempre sviluppare una storia dove c'è un soggetto che poi esplode in sceneggiatura, eccetera eccetera. Dopodiché, quando hai la storia che ti conduce da un punto A a un punto B, ci devi mettere i twist. Devi metterci twist, o meglio, devi riflettere sul mezzo attraverso il quale questa storia deve essere raccontata. Quindi un videogioco, allora devi pensare come posso sfruttare la peculiarità di poter raccontare questa storia
attraverso un videogioco invece che attraverso la realizzazione di un film. Abbiamo un problema, tu devi sapere che tu bacia mano. Cosa diresti a caso? Direi mettici meno tempo, dai, maestro. Facile, io racconto la storia a video bimbo, quasi non c'è video bimbo. Ma visto che ce l'abbiamo qui, ce l'abbiamo qui il maestro Kojima, ma lui è stato uno dei primi a, chiamiamoli, fare dei riferimenti al cinema stia zitto, ma cioè, ha rubato pari pari, insomma, ma più che personaggi, ha cercato di portare, cioè non, nessuno gli ha mai fatto fare il regista, sto poverino, ha cercato di fare i videogame, doveva sfogare, voleva fare, nessuno vuole fare. Mi rendo conto, io cinema, io tante idee, e tu tante e ha infettato un po' questa cosa. Però noi parlavamo, ecco, di come raccontare una come raccontare la storia in un videogame. Ma secondo te la difficoltà, cioè, per narrare una storia in un videogame, non deve essere poi troppo facile per seguire il ritmo della storia? Forse bisogna trovare un giusto compromesso tra le componenti, perché ovviamente tu ti fai riferimento ai Souls-like, che sono, o anche ai suoi, dove 20 minuti di filmati e 30 di... Cosa 20? Sono più frustranti del gameplay dei Souls-like. Sì, io faccio. Sì, no, secondo me... Vada, maestro, vada. Sushi lì sul buffet. Secondo me, l'esempio che ho fatto prima casualmente è veramente semplificativo, perché tu stai raccontando qualcosa mentre lo fai. Allora, Gordon Freeman che cammina... che inizia il gioco nel treno, sì. Trova un punto di sintesi perfetto, perché attraverso la caratteristica peculiare dell'atto di fare una cosa, in video contemporaneamente una storia ti viene narrata senza quasi dialogo, praticamente, spesso e volentieri. E quindi secondo me quando si parla di estremismi che possono fare riferimento al cutscene troppo lunghe o a gameplay, non voglio dire frustranti, perché non voglio, comunque impegnativi, ecco, oltre il limite comune della pazienza oggi, oltre il limite comune oggi, perché vero. Che comunque è anche vero che purtroppo per poter adescare un pubblico più ampio i giochi sono oggettivamente diventati più semplici rispetto a quando giocavo io a determinati titoli, proprio nel video che vi metto nella scheda qua sopra. E quindi anche questo non è il massimo, secondo me. Però quando si lavora per estremismi, allora secondo me si sta semplicemente ragionando su generi diversi, allora, su cose distanti fra loro, distanti fra di loro, che possono esistere, l'importante è che coesistano con le altre, insomma. Vabbè, comunque dicevi che i giovani d'oggi non sono attratti forse da giochi un po' più semplici o quantomeno più immediati, ok? Dove magari la reiterazione della stessa azione, della stessa situazione, come Battle Royale oppure come Rainbow Six, che io gioco tantissimo, che è un gioco dove ci sono singole partite 5 contro 5, deathmatch, è finito, si ricomincia, ok? È molto situazionale, però bene o male è sempre quello. Sono giochi che sono stati presentati dalle rispettive software house secchi, così, senza una storia, senza niente, senza scene di intermezzo, parti direttamente col multiplayer. Adesso, dopo un paio d'anni, si è sentita l'esigenza di inserire una lore. La Ubisoft sta facendo dei CGI per presentare il background di questi personaggi, ma c'è anche la Riot che con LOL ogni volta che lancia un nuovo personaggio sta facendo questi splendidi video CGI con musica per cercare di inserire, raccontare una storia. E sono, secondo te, le software house che vogliono far affezionare ai personaggi, oppure il pubblico che a un certo punto vuole sentirli più a 360 gradi, vuole sentirli in profondità? Allora, secondo me, brutalmente, dati gli introiti che questi titoli generano, il reinvestimento sullo stesso brand, non potendo essere reiterato, oltre modo sulla creazione di contenuti all'interno del gaming, deve per forza espandersi e andare a toccare altre corde. Secondo me non è che ci sia, probabilmente non c'è una reale necessità, perché appunto il titolo funziona da sé, e questo può essere una qualità
oggettiva, perché comunque i ragazzi quando ci un giocano. Prodotto trova il suo pubblico è sempre un esatto. successo. E probabilmente il pubblico d'altra parte, giocando a quel titolo, un po' come mentre leggi un libro, probabilmente su quel personaggio si costruisce una sua si costruisce un background, e forse sapendo intercettare anche questo tipo di input indiretto, perché nessuno poi va a dire ditemi un po' chi è questo personaggio, certo. che faceva, hanno voluto inconsciamente forse soddisfare questo tipo di riflessione. Secondo me, diciamo che appunto anche in Street Fighter, tutto sommato, loro hanno lavorato molto sul background dei personaggi, anche se tu nel cabinato non lo vedevi. Però io mi chiedevo perché questo viene dal Giappone, certo. perché questo viene dalla Russia, perché questo viene dal... E infatti poi hanno costruito cartoni animati, film, fumetti, perché quando poi il brand riesce Bandana, a... Fantastico! Bandana è sempre Bandana. Quando poi appunto un brand, un titolo diventa tanto famoso, allora bisogna cercare di... In un'epoca in cui la comunicazione visiva è tutto, allora come espandere quell'icona? La raccontiamo che poi, in più modi. Dicevo, secondo me lui ha la verità, perché ha detto, mentre raccontava questa cosa, Is it light? Ho visto l'anno scorso, ho conosciuto un sacco di cosplayer. Che mi sono rasserenato. Is it light? È impazzito. Ho visto tantissimi cosplayer lì al Comic Con l'anno scorso, e io dovevo chiedergli chi cavolo erano, perché anche io sono rimasto, ecco, magari a cosa. Ed erano per il 70% personaggi League of Legends. Comunque, Italo, allora, prima di... prima di lasciarti andare, di libera, perché l'abbiamo incatenato al pavimento. Wow. Prima di lasciarti andare, ci puoi parlare un po' del progetto a cui stai lavorando adesso? Oppure mi mandi a cagare con lo sguardo? No, non ti mando a cagare con lo sguardo. Io per motivi vari ed eventuali mi sono trasferito dopo Gatta Cenerentola in Francia. È stato tu a dar fuoco a Notre Dame? No, quel giorno il nido era chiuso e mio figlio dovevo tenerlo a bada. Hai a un alibi per quel giorno. Esatto. Ho lavorato subito a una nuova produzione in animazione. Sempre un progetto un po' autorale. Non si tratta neanche di fare pubblicità, perché probabilmente... Non so quante possibilità ci siano che possa arrivare, che arrivi in Italia, perché è un film molto francese, molto bello, devo dire la verità. C'è una scena ambientata in un bagno dove non c'è il bidet, ma d'altronde la coerenza dell'artista. Ma d'altronde in Francia c'è solo la stanza con il water e poi eventualmente la sala da bagno. Comunque ho lavorato a quest'altro progetto, sempre in animazione, sempre autorale, che si chiama Ho perso il mio corpo. E uscirà a settembre-ottobre in Francia. So che c'è una distribuzione in Europa, ma non so appunto se riuscirà a toccare l'Italia. Magari faranno quei fatti tipo 3 giorni alla sala. Quindi 4000 del modernissimo. Dovremmo tenerlo d'occhio, magari poi lo prende Netflix, che ne sai. Ah, beh, sempre, perché no? E poi insomma vari ed eventuali. Poi Mad sta lavorando a un nuovo progetto e io sono, mi spiace non farne parte, ma appunto la distanza mi impedisce di essere di parteciparvi, però sarà sicuramente un capolavoro, perché sono tutti dei fenomeni. Mm-hmm. Quindi mi raccomando, andatelo a vedere quando uscirà, e se non lo andate a vedere vi veniamo a prendere a casa e vi picchiamo con un randello. Vestiti da Gordon Freeman. Morgan Freeman. Allora, nella parte di Dio sempre. Allora Italo, io ringrazio te, ringrazio Matteo Turchi che nell'aereo ci ha inviato le sue domande. Scusate se mi sono dilungato troppo, ma l'argomento, come accennato prima, mi sta molto a cuore. Vi ringrazio tantissimo per il vostro tempo e l'ospitalità e spero di essere nuovamente molto presto in vostra compagnia. Ciao e alla prossima. Quante volte dovrò ringraziarti ancora per riuscire a ringraziarti davvero, Italo? Ma guarda, invitatemi un'altra puntata. Quando vuoi, anche perché le cose giuste che hai detto tu noi non riusciremo a dirle in una vita intera, perché siamo due scemi. No, ma io sono più scemo di voi, state tranquilli, la mia compagna ne sa qualcosa, diciamo.
Va bene, popolo giocante, speriamo che questa nostra puntata speciale vi sia piaciuta, vi abbia fatto riflettere, e non vi dico altro. Ciao.